Alla Fiorentina è bastato controllare le compassate melline di Domini, contenere le scorribande di Piraccini, l'unico dei suoi che può uscire dal campo a testa alta, e aspettare per vivere e vincere sugli errori degli avversari. Perché va detto subito che la zona di Eriksson non è da spettacolo, ma da risultato. Un tempo l'avrebbero tranquillamente potuta chiamare catenaccio e, come dimostrano le immagini, anche di quelli che non lasciano spazio ai complimenti. Davanti a Landucci, 5 uomini in linea, con altri 4, Mattei, Cucchi, Di Chiara e lo stesso Baggio, pronti a rientrare in ogni momento. In attacco, in splendido isolamento, il solo Borgonovo per la circostanza marcato a francobollo da Cuttone. Il migliore Cesena è tutto in questa azione, con tunnel iniziale, di Agostini. Traini e Leoni non ci arrivano. Su questo cross chilometrico di Bosco, tutti bianconeri a fare le belle statuine, e Baggio può andare in gol anche senza fare sfoggio dell'abituale eleganza. È buono il lancio per Leoni, ma Isen lo ferma sulla linea e Magni, l'arbitro, fa proseguire. Per restare in tema di errori, ecco come Baggio raddoppia. Notare come nessun giocatore del Cesena tenta di chiudere, pur in azione di recupero davanti a Rossi. Vedere per credere, anche in apertura di ripresa, il ritmo del Cesena resta di questo tipo. Tant'è che la Fiorentina pare giocare al risparmio, anche se Dunga non rinuncia a una delle sue specialità, tiro da fermo da 40 metri. Rossi fa quel che può e Borgonovo comincia a far dimenticare Diaz. È il 3-0 per il verdetto finale, anche se Baggio prima e Mattei dopo non vogliono castigare Rossi, rinunciando ad approfittare al massimo degli ampi spazi che loro continuano a concedere senza pudore i difensori del Cesena.